stati 220 saggi che spaziano dal 1982 al 2009 più recente, quindi sono circa 30 anni. La struttura del libro è molto chiara, molto semplice, ci sono dei temi, 5 ambiti, quindi quello più rigorosamente legato all'architettura e all'italia scientifica, quello sulla pittura, un gruppo di 3 saggi, 4 saggi sulla pittura, 3 saggi sulla scultura, manoscritti e poi le persone dei contemporanei di Leonardo. Ecco, ne sono ambiti diversi, però mi sembra. Dicevo, sono ambiti sostanzialmente diversi, però mi è parso, leggendo poi leggendo in sequenza questi saggi, che si possano trovare delle costanti, cioè ci sono degli elementi sui quali Pietro insiste molto e ritorna molto, e uno di questi è il rapporto arte-scienza con, mi sembra, una inversione del rapporto tra le due cose, cioè la scienza è per Leonardo un fatto inscindibile, un imprescindibile e si collega all'arte in maniera fortissima, al punto che dall'osservazione scientifica che molto spesso arrivano anche dei mutamenti di stile, cioè molto spesso è proprio l'osservazione che determina un certo modo di disegnare. E questo legame scientifico arte-scienza mi sembra che sia un elemento che serpeggia un po' per tutto il libro e che induce anche a leggere alla base di certe opere, del ritratto di Cecilia Calderani, per esempio, o del musico, un continuo rapporto con la scienza. E questo mi sembra che sia uno degli aspetti più nuovi, uno degli aspetti più originali del modo di affrontare Leonardo. Un altro tema che si ritrova in molti di questi saggi è un aspetto in fondo abbastanza trascurato, perlomeno rivalutato in anni molto più recenti e direi anche con un grosso contributo da parte di Pietro Marani, e cioè il rapporto con l'antico. Questo è un tema sul quale Pietro insiste molto, ritrovandolo molto spesso. Proprio anche questo una sorta di filo rosso che lega le opere di Leonardo l'una all'altra. Poi c'è un altro aspetto ed è il continuo riferimento ai testi. Perché questo davvero è un aspetto